all'albergo, si rivedono i tuffi con l'allenatore, si vede dove si può limare, dove si può migliorare, e già si pensa all'allenamento successivo, alla tappa successiva e a come fare più punti. Si analizza la gara, si vede se è stato un errore di distrazione o di emozione o quant'altro, e si cerca sempre di prendere il meglio da ogni esperienza. E dunque questa era la cerimonia di premiazione per la finale dalla piattaforma maschile, campionati italiani assoluti invernali. Vediamo ancora il vincitore e l'allenatrice Benedetta Molaioli, sì, che non lo molla un istante. No, assolutamente. E quindi questi sono insomma i risultati. Ci si prepara anche con un pizzico di divertimento anche per le finali sincro. Dunque le tute della polizia fiamme oro che vediamo inquadrate per quanto riguarda il 3 metri sincro al femminile. Moscardelli, Viginelli, Curti, Pizzini, Bertocchi, Pellacani. Qua intanto siamo con le coppie al maschile, vediamo Caffiero, Belotti proprio inquadrati in questo momento, e poi Larsen Porco per quanto riguarda il GS Fiamme Oro, Francesco Porco che anche in Cosenza nuoto. Manca Giovanni Tocci invece, che è ancora infortunato, per lui frattura del mignolo al piede destro, ma avremo modo di parlarne poi nel corso della finale del trampolino 3 metri. Anche a lui un caro saluto e purtroppo tanta sfortuna. Qui guardate invece Bertocchi Pellacani con la maglietta fiamme gialle, Bertocchi invece Centro Sportivo Esercito Canottieri Milano, e inquadrate appunto poi le altre due coppie sono Curti, Rebecca Curti, Lisa Pizzini, anche per lei supplementari, e poi Sofia Moscardelli e Maia Viginelli, anche per loro supplementari, insomma tutte sono chiamate ad uno sforzo ulteriore per quanto riguarda queste finali 3 metri sincro, che sono anche le due gare che chiudono questa nostra prima giornata, questa prima diretta sul web, differita poi sulla rete Rai Sport HD canale 57. Sì, diciamo che già nella giornata di domani gli atleti saranno un po' più sereni perché comunque il primo giorno è un attimo... spezzata l'acqua, insomma. Sì, sì, bisogna comunque riprendere un attimo le sensazioni. Gli stessi giudici tantissimo tempo che non giudicavano, e quindi anche per loro comunque sia rientrare in gara è... Mascherine d'obbligo, CE, sì, con sì, i quattro numeri, questo è molto importante, la marchiatura con i quattro numeri successivi, lo spiegavano anche gli esperti, per una vera mascherina, purtroppo ce ne sono anche molto tante in circolazione in fake, e questo non è bello, non è buono, visto i problemi che ci sono. Qui doppia mascherina. Giudice e arbitro, quindi. Sì, quindi più di così, quella chirurgica, più la mascherina della Federazione Italiana Nuoto, davvero qua molto rispetto di tutte le regole, di quelli che sono i DPCM, le indicazioni del Ministero della Salute, davvero molta attenzione fin dall'ingresso in piscina, tutti distanziati, abbiamo visto anche sugli spalti quando gli atleti poi si siedono a vedere le prove degli altri, sono tutti distanziati, tutti con la mascherina, devo dire c'è davvero molta sensibilità e molto rigore verso quelle che sono le normative vigenti in materia, ahimè, di Covid-19. Sì, gli atleti sono molto ligi alle regole, forse per una forma mentis sportiva, e quindi nel momento in cui si danno delle limitazioni sono i primi a perseguirle. Cominciano Auber Rinaldi, Gabriele Auber Marina Militare, così come Tommaso Rinaldi. Auber è anche Trieste Tuffi, ricordiamolo, perché gioca in casa, no? Sì, tutti e due appartenenti al gruppo sportivo della Marina Militare, impegnati in questo sincro. Vediamo, iniziano con un tuffo obbligatorio, ricordiamo che i primi due tuffi obbligatori non superano il coefficiente di 2.0, quindi sono tuffi molto eleganti. Un ordinario indietro, carpiato, sì, molto semplice, fattispecie. Esattamente, e lo portano bene a termine, tutti e due molto eleganti, molto potenti, e vediamo come è il loro esordio. E allora si comincia anche con la finale, 3 metri sincro maschile, Auber e Rinaldi cominciano bene. Sì, i primi voti vediamo sono dell'esecuzione del tuffo dell'atleta A, il terzo e il quarto dell'atleta B, mentre poi c'è il sincro 1, sincro 2
Sinco 3, Sinco 4 e Sinco 5, che appunto sono i giudici che vanno a dare la votazione per quanto riguarda la figura unica. In questo caso c'era un po' di spazio tra i due atleti, però insomma è stato giudicato abbastanza bene. Ora Matteo Caffiero, Stefano Belotti, Canottieri Milano e Bergamo Tuffi, anche per loro l'inizio della prova con l'ordinario indietro Carpiato. Sì, stesso tuffo della prima coppia, forse è stato più corretto per quanto riguarda il sincronismo. Abbiamo visto che lo spazio tra i due atleti non c'era, partono insieme, ottima la carpiatura, bene l'apertura e anche l'entrata in acqua. Forse arrivano qualche insieme, punteggio. Sì. Di poco, ma qualche centesimo di voto in più, 46-80, 46-20 a Uber Rinaldi. Ed ora Larsen Porco, Andreas Larsen e Francesco Porco, Fiamme Oro, Circolo Canottieri Aniene anche per Larsen e Francesco Porco, Cosenza Nuoto per loro. Uno e mezzo ritornato Carpiato, come ricordava Massimiliano, il coefficiente sempre quello per i primi due tuffi, 2.0. Sì, diciamo che con i primi due tuffi, se arrivano più o meno a un punteggio tra i 90 e i 100, vuol dire che stanno facendo una buona gara. Qui abbiamo visto una buona partenza da parte di entrambi gli atleti, ma un'apertura differente. Un atleta aveva una rotazione maggiore, quindi ha aperto prima, e l'altro era leggermente più incastrato. Queste sono le difficoltà proprio del sincro, non basta partire ed entrare in acqua, insomma solitamente si entra sempre in acqua, l'importante è girare, arrivare in acqua si arriva, si dovrebbe arrivare in acqua, esatto, dipende come, esattamente, quello che si fa in mezzo che viene giudicato e che quindi è importante allenarlo. Esatto. E loro raccolgono 45 punti di punteggio parziale, momentaneamente sono dunque terzi, guida Caffiero Belotti davanti a Uberrinaldi e Larsen Porco. Ma ricominciamo appunto la finale, cominciamo la finale femminile. Sofia Moscardelli e Maya Biginelli, entrambe Fiamme Oro, entrambe del 2003, cominciano con uno e mezzo indietro e mezzo avvitamento. Buono il tuffo delle ragazze, anche qui abbiamo visto Maya Biginelli essere un atleta che fa piattaforma, trampolino e quindi specializzata un po' in tutte le forme dei tuffi. In questo caso tuffo relativamente semplice, questo tuffo porta esattamente 2.0, quindi proprio il coefficiente che viene dato in questa gara. Bene nel sincro, abbiamo visto 7, 7.5, può essere eseguito forse un pochino meglio nella fase individuale di ogni atleta. Ma ti faccio una domanda, secondo te, ricordavi appunto che Maya Biginelli fa un po' tutto, parlavamo prima di Larsen che oltre ad essere piattaformista però fa anche i trampolini, è bene specializzarsi solo su una disciplina o è bene fare un po' tutto? Perché anche una Tania Cagnotto, no, faceva poi tutto, però poi diciamo è arrivata ad una specializzazione, ricordiamo ha vinto anche medaglie europee, sì, dalla piattaforma, anche con la Barchi, poi insomma, si è concentrata però solo sul allora trampolino. Là io penso che le capacità del tecnico siano forse la cosa più difficile, perché dire a un ragazzo o una ragazza, un atleta che ancora si sta sviluppando, guarda, secondo me hai le capacità, come dire, fai 100 metri o fai la maratona, non so in atletica in che età già si specializzano, però diciamo che di base bisogna saper fare tutto, poi dopo se hai l'occhio lungo, se l'allenatore riesce già a vedere quali sono le tue capacità future, allora è meglio specializzarsi. Tania è riuscita ad andare alle Olimpiadi dai 10 metri a vincere medaglie agli europei, ma poi il percorso che ha fatto probabilmente se avesse continuato a fare piattaforma non sarebbe riuscita a percorrerlo, quindi è un po' un'incognita alla quale ogni atleta, ogni allenatore deve sottostare. Non è così facile, insomma, no. Chiaro, poi è bene sapere un po' tutto, però insomma. Bertocchi Pellacani, chi parla? La Pellacani. Primo tuffo anche per le ragazze, 401B, tuffo ritornato Carpiato. Molto bene, sì, l'atleta, il tuffo di queste due ragazze. Ricordiamo che forse sembra facile, ma in questo caso questo tuffo probabilmente nessuna delle due atlete lo farebbe così singolarmente, quindi loro devono trovare un metodo, una tecnica che vada bene a tutte e due, esattamente, ed è questa la difficoltà, perché noi magari non ci rendiamo conto di questi piccoli movimenti, ma per loro sono cose enormi che devono fare con naturalezza. E tanto vanno prime, 45 punti, 42-60 Curti Pizzini, Moscardelli Biginelli, 41-40, si ritorna con
Auber Rinaldi per il secondo tuffo, rovesciato carpiato. Ottimo questo tuffo da parte di tutti e due gli atleti, benissimo la spinta, bene la carpiatura, forse leggermente più lontano Auber rispetto a Rinaldi in questo capofitto rovesciato, però il sincro devo dire che è stato ottimo. Non si sono allenati tantissimo nell'ultimo periodo nel sincro, però devo dire complimenti, bello obbligatorio. Molto bene sincro, infatti tutti 8 e quindi buono, 46-20 totale, o meglio parziale per quanto riguarda ovviamente questo salto. E torniamo con Matteo Caffiero e Stefano Bellotti, che dal punto di vista del sincro hanno fatto molto bene nel primo, nell'ordinario indietro carpiato, no? Sì. Bene singolarmente tutti e due gli atleti, però ricordiamo che viene a pesare di più la votazione del sincronizzato. Abbiamo visto l'atleta, vedete lo spazio tra i due atleti, leggermente più avanti, e soprattutto entrare leggermente prima in acqua. Sono valutazioni che piccoli il giudice, dettagli magari per chi non ha l'occhio esperto, che però la giuria fa la nota differenza. Sicuramente quel poco, quella poca differenza fa sì che si abbiano quei 2-3 punti di meno. Ricordiamo che la rincorsa è l'elemento che poi ti fa spingere sul trampolino, e quindi sbagliare la rincorsa vuol dire già recuperare qualcosa durante la fase aerea. Larsen Porco si ritorna allora con l'ultima coppia al maschile per quanto riguarda la finale, 3 metri sincro ordinario indietro carpiato. Vediamo come lo fanno loro. Allora, bene la parte iniziale, abbiamo visto il movimento di braccia eseguito esattamente all'unisono, poi c'è stata una differenza durante la fase di volo, un'apertura più rapida, una leggermente più lenta. Larsen un pochino abbondante nella fase finale, più vicino alla tavola. Sono piccoli elementi che comunque sia si vedono, e i giudici in qualche modo non potranno eccellere col sincro. Infatti vediamo prendono meno ovviamente di Auber Rinaldi, per esempio, che abbiamo fatto davvero dal punto di vista sincro un bel tuffo, c'è qualche 7,5 ma anche qualche 7, e alla fine dunque Auber Rinaldi sono primi con 92,40, Caffiero Bellotti 90,60, Larsen Porco 90 punti. Si ritorna a capofitto, è il caso di dire, con le ragazze Moscardelli Biginelli. Tuffo molto semplice, capofitto avanti carpiato, eseguito abbastanza bene dalle due atlete, leggermente scarsa, abbiamo visto leggermente scarsa la Moscardelli, perché arriva male sulla tavola, arriva leggermente indietro, quindi la spinta non è al massimo della sua forza, però buono per quanto riguarda il parziale, 82-80. 41-40, salgono come ricordavi tu 82-80. E allora Curti, Pizzini, entrambi canottieri, Milano, entrambe lombarde, e l'altra Bergamo Tuffi. Molto bene questo tuffo qui, per esempio, cioè sappiamo che Elisa ha una forza incredibile, quindi sicuramente lei dovrà dosare le sue forze, però saper dosare anche la forza non è facile, perché poi quando c'è un tuffo complicato da fare bisogna dare il massimo, e dare il massimo dosando la forza è veramente qualcosa di complicato, e questa è la difficoltà proprio del sincronizzato. Molto bene, è un tuffo comunque 85-80, è un buon parziale. E allora ritorniamo con Bertocchi Pellacani, rovesciato carpiato, secondo tuffo con coefficiente 2.0, quadrata la Pellacani, l'inquadratura si allarga per questo tuffo delle due ragazze. Non un tuffo che ci aspettavamo, abbiamo visto già l'errore nella rincorsa, Elena molto più veloce di Chiara, o Chiara molto più lenta di Elena, adesso questo non possiamo saperlo, Chiara se ne accorge. E Elena pure, quindi Elena cercherà di spingere di più, e Chiara invece spinge poco, il minimo indispensabile, in modo tale, vedete, che riesce a recuperare almeno nella parte finale la figura unica. Sono dei piccoli aggiustamenti che si fanno in aria, però ovviamente i giudici se ne accorgono, il voto si presenta. E infatti restano dietro a Curti, Pizzini 85-80, 85-20, seppur per soli 60 centesimi, poi Biginelli, Moscardelli. Torniamo dai maschietti, Auber Rinaldi, triple mezzo avanti, carpiato.
Buon inizio per quanto riguarda la squadra della Marina Militare, un triplo e mezzo anticarpiato, tuffo relativamente difficile, leggermente più avanti Gabriele Auber come parabola, però eseguito abbastanza bene da entrambi gli atleti. Un pochino di spazio tra le due figure, però tutti e due lo portano verticale in acqua e buona l'entrata. Tommaso Rinaldi, classe 91, grande esperienza per lui, tanti anni sui trampolini di tutto il mondo, possiamo dire. Olimpionico a Londra. Matteo Caffiero, Stefano Belotti, seconda coppia, la più giovane di questa finale 5, 2005-2004. Abbiamo visto un errore grave, sì, l'errore l'abbiamo visto nella parte finale, ma parte tutto dalla rincorsa. Guardate Belotti, arriva con i piedi totalmente fuori dal trampolino, l'atleta qua a sinistra col costume rosso, e quindi cosa fa? A quel punto se ne accorge, piega le braccia e cerca di avvicinare la parabola. Questo fa sì che il tuffo non abbia più la rotazione necessaria e addirittura abbia una parabola più vicina rispetto all'altra atleta, quindi insomma un tuffo arrangiato e purtroppo con tanti errori. Ragazzi, sono giovani, devono crescere, questo è un errore sicuramente. 51 e 15 vanno a 141 e 75, ed ora vedremo per terzo tuffo per tutti uguale, triplo e mezzo avanti carpiato, così abbiamo un raffronto su tutte e tre le coppie. Potrebbe essere il migliore tra tutti e tre. Abbiamo visto la figura unica, un po' di spazio anche loro per quanto riguarda sia la rotazione in aria che l'entrata in acqua, però si vede che c'è allenamento dei due atleti. Guardate, poggiano il piede nello stesso momento, portano il bracciadiero, caricano. Un pochino più avanti Larsen durante la parabola, però devo dire ottimo il sincro. Vanno a raccogliere 66.03. Restano comunque dietro a Auber Rinaldi, che guidano la classifica momentanea. Si ritorna ora con la finale 3 metri sincro femminile e si ricomincia da Sofia Moscardelli e Maya Biginelli delle Fiamme Oro, per loro 205C, doppio e mezzo indietro raggruppato. Vi parliamo dalla bolla del polo natatorio Bruno Bianchi, nella zona gialla del Friuli Venezia Giulia. Gialla si dice ancora per poco, in procinto di passare in arancio. Questa è la situazione attuale nel paese, tante le zone che sono passate o stanno per passare anche in rosso. Polo natatorio Bruno Bianchi ancora una volta palcoscenico per le gare di tuffi azzurre dopo il trofeo di Natale dello scorso dicembre, la Coppa Tokyo di inizio febbraio. Ci sono questi campionati italiani assoluti invernali. Si riguarda subito il tuffo per capire subito che cosa si è sbagliato, che cosa hanno sbagliato le due ragazze. Beh, in questo caso erano tutti e due molto abbondanti. Fino a qualche anno fa il fatto che tutti e due gli atleti sbagliassero allo stesso modo non veniva giudicato in maniera negativa dal sincronizzato. Poi si è capito che non poteva essere giudicato positivamente, quindi una nuova regola ha imposto che comunque sia il tuffo dovesse finire verticalmente. Il fatto di vederlo direttamente è molto importante per l'atleta ma anche per l'allenatore, perché per molto capire spesso, subito a caldo, sì, perché molto spesso le parole non riescono a dare il giusto senso della correzione, o comunque ci sono delle intermediazioni che non funzionano. Anche il fatto visivo fa sì che l'atleta si renda conto bene della correzione dell'allenatore e quindi ci sia un doppio riscontro. In questo caso anche loro un doppio e mezzo raggruppato, sì, eseguito sicuramente meglio da parte 48-72, infatti raccolgono più punti di Moscardelli Biginelli, che si erano fermate a 39-48, quindi momentaneamente Curto e Pizzini primi, ma devono saltare Bertocchi, Pellacani. Doppio mezzo avanti con un avvitamento carpiato per le due ragazze, una Centro Sportivo Esercito, l'altra Fiamme Gialle. Ottimo il tuffo sincronizzato, ma abbiamo visto anche qui che c'è qualcosa che non va nella rincorsa, perché Elena arriva sempre un pochino prima o Chiara arriva sempre leggermente dopo sul caricamento del presalto. Poi bravissime, perché con l'esperienza che hanno si sono subito riprese. Vedete, in questo caso il tuffo è esattamente uguale e anche l'entrata in acqua. Peccato per quella parte iniziale che dovranno probabilmente limare un pochino. 61 e 20
e balzano 146-40, scavando già un piccolo solco. 11 punti a 88 di distacco, da Curti Pizzini e 24 di 12 da Moscardelli Biginelli. E torniamo ovviamente ai ragazzi, ai maschi, per quanto riguarda la terza serie di tuffi, anzi la quarta. Un doppio e mezzo avanti con un avvitamento, tuffo relativamente semplice per questi due atleti. Ricordiamo Gabriele Auber lo segue addirittura con 3 avvitamenti, uno dei pochi in Italia ad averlo anche eseguito in gara. Non era perfettamente sincronizzato per quanto riguardava la tecnica di entrata in avvitamento. Ricordiamo che bisogna eseguire proprio gli stessi movimenti, andare a carpiare nella stessa maniera, stendere il corpo, eseguire l'avvitamento e soprattutto l'entrata in acqua. Buono il tuffo, ma sicuramente ci aspettavamo qualcosina in più. Un Auber che non ha fatto benissimo questa mattina nelle eliminatorie dal trampolino 1 metro, settimo, 258 punti e 45, a guidare il solito Marsaglia, da poco laureato anche in fisioterapia, quindi insomma guarda anche al futuro, il 24enne della Marina Militare di Roma con 316,90. Poi Francesco Porco, classe 99, con 291,45, terzo Timbretti, che veramente sta facendo bene, 281,40, e Auber, dicevamo, solo settimo, Rinaldi ottavo con 241,35. Quindi forse ci si aspettava qualcosina di più, no, da questa coppia, sì, che abbiamo visto anche nel sono nel due atleti, no? Con tanta esperienza alle spalle, quindi forse l'eliminatore da un metro era proprio il primo approccio alle gare. Sì, questo è anche vero, no? È stata proprio la prima eliminatoria dopo un mese senza nessuna gara, questo anche vuol dire qualcosa. Insomma, la finale del trampolino un metro maschile domenica mattina e l'abbiamo detto, i qualificati, diciamo tutti a questo punto: Marsaglia, Porco, Timbretti, poi Belotti, Santoro, Caffiero, Auber e Rinaldi per quanto riguarda l'ottava posizione che garantiva l'accesso alla finale. Sì, adesso abbiamo visto un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti, quindi il tuffo eseguito dalla coppia della Marina Militare con un avvitamento in più, quindi si passa da 3 di coefficiente a 3.4, che in termini di parziale fa almeno una decina di punti di differenza. Lassen Porco 221,31, coppia Fiamme Oro, poi Auber Rinaldi 217,89, Caffiero Belotti 199,89, e torniamo ovviamente alle ragazze in un ping pong che vede ora le prime due, Sofia Moscardelli e Maya Biginelli, affrontare questo 305C doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Sì, è stato un buon tuffo. Qui vediamo Moscardelli che è una trampolinista, quindi lei già ha deciso con il suo allenatore quale sarà il suo futuro, mentre Maya Biginelli è, diciamo, un po' tutti e due, fa piattaforma, è un po' più rapida nella rotazione. Ricordiamo che i piattaformisti hanno una velocità di rotazione forse maggiore rispetto ai trampolinisti, che hanno un caricamento più lento, e poi nel sincro però si devono trovare. L'allenatore subito gli fa vedere quelli che sono stati gli errori e... implacabile, immediatamente, sì, sì, lì con il telefonino, e quindi torniamo passa, con migliore. Curti Pizzini che affrontano anche loro un 305C, il doppio mezzo rovesciato raggruppato, mentre poi Bertocchi Pellacani faranno il 107B, ovvero triplo e mezzo avanti carpiato. Brave queste due ragazze, perché hanno eseguito un buon tuffo sia singolarmente che nel sincro. Un po' sbagliato alla rincorsa dell'atleta Rebecca qui a sinistra, arriva leggermente indietro, ma in ogni caso non si preoccupa, sale, e anche il sincro è molto buono. Tuffo semplice ma eseguito bene, complimenti. 57 e 96 punti per Curti Pizzini, che restano momentaneamente prime davanti a Moscardelli e Biginelli, ma ora appunto, come ricordavamo, triplo e mezzo avanti carpiato per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Non perfetto, Elena aveva fatto questo tuffo proprio qualche momento fa nella sua gara individuale, ed era stato il primo tuffo che l'aveva riscattata
dai primi tuffi un po' sbagliati. Vedete, regala almeno 30 cm di tavola nella partenza, quindi vuol dire che in cui, guardate qua, guardate i piedi dove sono molto indietro. Questo vuol dire che il trampolino è molto più duro di quanto l'atleta si aspetti, e anche la forza di rotazione non è la stessa. Il fulcro serve proprio per questo, a tenere la tavola più morbida possibile e far sì che l'atleta possa salire e avere tutto lo spazio necessario per entrare in acqua. Doppio e mezzo ritornato Carpiato per Auber Rinaldi, e andiamo a vedere dunque questo quinto tuffo della finale sincro dal trampolino 3 metri maschile, quinto e penultimo, 5 invece i tuffi per quanto riguarda le ragazze. Bravi, un buon tuffo, un tuffo che loro hanno seguito in maniera molto elegante, un pochino diversa la partenza. Gabriele parte con le braccia leggermente più alte, mentre Tommaso con le braccia leggermente più basse. Sono piccoli elementi che comunque si notano, però bene il tuffo in entrambi, e insomma hanno portato a casa un buon bottino. 63 punti per l'esattezza, eccolo qua, e vanno a 2,80 e 89. Ricominciamo da Matteo Caffiero e Stefano Belotti, doppio mezzo indietro Carpiato per loro, il 205B, oltre alle finali sincro che stiamo seguendo. Il programma di questi assoluti prevede tutte le specialità individuali con un format, diciamo, di due turni, una fase eliminatoria che premierà i primi otto, premi i primi otto, per poi passare alle finali, dunque all'atto conclusivo. E abbiamo già visto le finali per quanto riguarda i 3 metri dal trampolino femminile e la piattaforma 10 metri maschile, e abbiamo visto anche il tuffo di Caffiero Belotti con un sincro così e così, 6, 6 e mezzo, 2, 6, 2, 6 e mezzo, 54 punti e 90, e si ritorna con la coppia Fiamme Oro Larsen Porco. E qui abbiamo un 3.5, quindi uno dei tuffi più difficili che vedremo in questa gara. E l'hanno eseguito abbastanza bene, non era per nulla scontato. Triplo e mezzo rovesciato è un tuffo da portare, è un tuffo che deve alzare il coefficiente. Le coppie sincronizzate ormai a livello internazionale portano tuffi veramente stellari, e quindi fatto bene, bravi, leggermente sporcato nella parte finale, però è tutta esperienza, e se devono portare avanti un programma è questo quello giusto. C'è anche un 5,5 sul sincronismo, 6,5, 5,5, 5,5. E torniamo con le ragazze, quinto turno di salti, Moscardelli Biginelli, doppio mezzo ritornato raggruppato. Non perfetto, abbiamo visto già nella parte iniziale il molleggio. Il molleggio è quella parte che precede la spinta del tuffatore, in cui si muovono solamente le caviglie. Se già lì c'è qualcosa di diverso, vedete il Moscardelli leggermente a sinistra durante la rotazione, proprio perché a volte i tuffatori hanno paura della punta del trampolino, magari di andare a volte troppo vicino, e quindi si spostano. Questo magari il giudice non lo vede lateralmente, però comporta comunque un errore che poi lo paghi in termini di entrata in acqua. Poi tutte le tavole sono diverse, bisogna trovare anche il feeling diverso, no? Soprattutto in questa fase di molleggiamento iniziale, perché insomma bisogna trovarsi un po' a capire, e bisogna c'è dire una risposta sempre diversa, no? da tavola a tavola. Questo sicuramente è anche importante. Curti, Pizzini. Sì, bisogna dire che poi gli atleti, per quanto fanno il sincro, sono abituati ad avere un atleta alla sinistra o alla destra dell'altro, sempre. Difficilmente si scambiano i ruoli, quindi anche trovare una piscina in cui quel trampolino, quello di destra è proprio adatto a te o quello di sinistra si adatta a te, non è facile. Infatti nelle gare internazionali sono sempre tre trampolini, in modo che si dà più possibilità agli atleti di trovare la combinazione giusta. Pizzini raccolgono 56 punti e 70, vanno a 2,49 e 18, momentaneamente prime, ma resta sempre la coppia Bertocchi-Pellacani con il 205B, il doppio e mezzo indietro Carpiato con un coefficiente di difficoltà di 3,0. E questo è un bellissimo tuffo, è un tuffo veramente da gara internazionale, da finale, brave, e qua si vede la loro esperienza. D'altronde sono campionesse europee, quindi
ecco, non ce lo dimentichiamo. Fino adesso magari non hanno brillato, però appena mettono una marcia in più fanno la differenza. L'esperienza non è acqua, è caso di dire, e quindi Pellaccani e Bertocchi hanno dimostrato ovviamente quel plus in più, 63 e 92, 64 e 24, Curti, Pizzini 2,49 e 18, Moscardelli, Biginelli 2,18 e 73, questa è la classifica finale per quanto riguarda le ragazze. C'è ancora un tuffo invece per i ragazzi, prima di chiudere la giornata, triplo e mezzo ritornato raggruppato, 3-4 il coefficiente, però non ottimamente eseguito dai due, soprattutto nella parte single, soprattutto nella parte ingresso in acqua. Sì, abbiamo visto Rinaldi molto scarso nella parte finale, Auber è riuscito invece a portarlo verticale, non era un tuffo scontato, molto difficile, prima hanno eseguito il doppio e mezzo, in questo caso il triplo e mezzo, vedete, è mancata qualcosina nella parte finale, come dicevamo prima, sono tuffi che comunque bisogna fare, bisogna provare finché non vengano. 57 e 12 l'ultimo punteggio di Auber e Rinaldi, che vanno a 3:38 e 01. Cappiero, Belotti, doppio mezzo ritornato Carpiato, prima abbiamo visto il 407C, ora è 405B, che faranno poi anche Larsen e Porco. Un buon tuffo, ricordiamo che sono giovani anche loro come atleti, quindi non ci dobbiamo aspettare per forza tuffi di altissimo coefficiente, anche se sono molto bravi e sicuramente tra qualche anno se la giocheranno con i big. Un tuffo semplice che comunque sia li porta sicuramente dietro alla coppia Rinaldi Auber. Ora staremo a vedere Porco e Larsen come chiuderanno. Eh sì, anche loro, dicevamo, 405B, dunque il doppio mezzo ritornato Carpiato. Raffronto immediato anche per la giuria rispetto al tuffo di Cafiero Belotti che abbiamo visto poc'anzi. Bella anche questa immagine di questa mano non persa nella piscina Bruno Bianchi di E finiscono Trieste. Tranquillamente con un tuffo. Loro hanno deciso di terminare con il loro tuffo più facile perché sì. 3.1, 3.4, 3.5, questo era 3.0, quindi proprio nell'insegna di finire serenamente, i tuffi più difficili si sono tolti e probabilmente vincono con un senza buon probabilmente. Larsen Porco vanno 3.49.71, Auber Rinaldi 3.38.01, Cafiero Belotti 3.11, quindi Larsen Porco chiudono al primo posto, Auber Rinaldi al secondo e al terzo invece l'ultima coppia Cafiero Belotti per quanto riguarda i 3 metri sincro maschi. Per quanto riguarda le ragazze, Bertocchi, Pellaccani prime e poi Curti, Pizzini e terze la coppia Moscardelli-Biginelli. Il programma di domani, lo ricordiamo, allora finali sempre nel pomeriggio, saremo in diretta sempre sulle web, poi le finali saranno riproposte in differita lunedì e martedì. Finale trampolino 3 metri maschile alle 16.30, a seguire finale piattaforma femminile e poi le finali del sincro piattaforma maschile e femminile. Ecco qui la classifica al femminile. Bertocchi Pellaccani 2.64.24, 2.49.18 per Curti Pizzini, Moscardelli Biginelli 2.18.73. Per quanto riguarda la classifica invece dei ragazzi, lo ricordiamo, Larsen Porco 3.49.71, Auber Rinaldi 3.38.01, Cafiero Belotti. Sono primi con 92,40, Cafiero Belotti 90,60, Larsen Porco 90 punti. Si ritorna a capofitto, è il caso di dire, con le ragazze, Moscardelli Biginelli. Tuffo molto semplice, capofitto avanti Carpiato, eseguito abbastanza bene dalle due atlete, leggermente scarsa. Abbiamo visto leggermente scarsa la Moscardelli perché arriva male sulla tavola, arriva leggermente indietro, quindi la spinta non è al massimo della sua forza, però buono per quanto riguarda il parziale 82-80. 41-40 salgono, come ricordavi tu, 82-80. E allora Curti, Pizzini, entrambi canottieri Milano, entrambe lombarde, e l'altra Bergamo Tuffi. Thank you.
Molto bene questo tuffo qui, per esempio, cioè sappiamo che Elisa ha una forza incredibile, quindi sicuramente lei dovrà dosare le sue forze, però saper dosare anche la forza non è facile, perché poi quando c'è un tuffo complicato da fare bisogna dare il massimo, e dare il massimo dosando la forza è veramente qualcosa di complicato, e questa è la difficoltà proprio del sincronizzato. Molto bene, un tuffo comunque 85-80 è un buon parziale. Curti, Pizzini raccolgono 56 punti e 70, vanno a 2,49 e 18 momentaneamente prime, ma resta sempre la coppia Bertocchi-Pellacani con il 205B, il doppio e mezzo indietro carpiato con un coefficiente di difficoltà di 3.0. E questo è un bellissimo tuffo, è un tuffo veramente da gara internazionale, da finale, brave, qua si vede la loro esperienza, d'altronde sono campionesse europee, quindi ecco, non ce lo dimentichiamo. Fino adesso magari non hanno brillato, però appena mettono una marcia in più fanno la differenza. L'esperienza non è acqua, è caso di dire, e quindi Pellacani, Bertocchi hanno dimostrato ovviamente quel plus in più, 63 e 92, 64 e 24, Curti Pizzini 2,49 alto. E torniamo con Matteo Caffiero e Stefano Belotti, che dal punto di vista del sincro hanno fatto molto bene nel primo, nell'ordinario indietro carpiato, no? Sì. Bene singolarmente tutti e due gli atleti, però ricordiamo che viene a pesare di più la votazione del sincronizzato. Abbiamo visto l'atleta, vedete lo spazio tra i due atleti, leggermente più avanti, e soprattutto entrare leggermente prima in acqua. Sono valutazioni che piccoli il giudice, dettagli magari per chi non ha l'occhio esperto, che però la giuria fa la nota differenza. Sicuramente quella poca differenza fa sì che si abbiano quei due o tre punti di meno. Ricordiamo che la rincorsa è l'elemento che devono fare con naturalezza. E tanto vanno prime, 45 punti, 42-60 Curti Pizzini, Moscardelli Biginelli 41-40, si ritorna con Auber Rinaldi per il secondo tuffo rovesciato carpiato. Ottimo questo tuffo da parte di tutti e due gli atleti, benissimo la spinta, bene la carpiatura, forse leggermente più lontano Auber rispetto a Rinaldi in questo capofitto rovesciato, però il sincro devo dire che è stato ottimo. Non si sono allenati tantissimo nell'ultimo periodo nel sincro, però devo dire complimenti, bello obbligatorio. Molto bene sincro, infatti tutti 8, e quindi buono, 46-20 totale, o meglio parziale per quanto riguarda ovviamente questo. Sa come chiuderanno? Come chiuderanno? Eh sì, anche loro, dicevamo, 405B, dunque il doppio mezzo ritornato carpiato. Raffronto immediato anche per la giuria rispetto al tuffo di Caffiero Belotti che abbiamo visto poc'anzi. Bella anche questa immagine di questa mano non persa nella piscina Bruno Bianchi di e finiscono Trieste tranquillamente con un tuffo. Loro hanno deciso di terminare con il loro tuffo più facile, perché sì. 3.1, 3.4, 3.5, questa era 3.0, quindi proprio nell'insegna di finire serenamente, i tuffi più difficili si sono tolti e probabilmente vincono con un senza buon parziale. Probabilmente la Sen Porco vanno a 3.49.71, Auber Rinaldi 3.38.01, Caffiero Belotti 3.11, quindi Lars e Porco chiudono al primo posto, Auber Rinaldi al secondo e al terzo invece l'ultima coppia Caffiero Belotti per quanto riguarda i 3 metri sincro maschi. Per quanto riguarda le ragazze, Bertocchi Pellacani prime e poi Curti Pizzini e terze la coppia Moscardelli Biginelli. Il programma di domani, lo ricordiamo, allora finali sempre nel pomeriggio, saremo in diretta sempre sulle web, poi le finali saranno riproposte in differenza.